Quello che abbiamo visto tra Vandana Shiva e Serra è un confronto non solo maschile e femminile, ma è anche un confronto tra un'altra idea di sviluppo economico e di mondo rispetto a una consueta vecchia idea di sviluppo economico di mondo. Sì, è vecchio nel senso che è conosciuto, l'ho già sperimentato e che è già fallito. Non basta essere giovani, appunto, per riuscire a esprimere un concetto che sia innovativo. Una nuova politica passa anche attraverso l'inclusione di un nuovo punto di vista che è quello femminile. Allora abbiamo bisogno di più politica che sia anche una politica promossa, prodotta dalle donne. Io credo che non sia casuale che le cose interessanti che sono state dette in quella trasmissione siano state dette da una figura, da una donna come Vandana Shiva. Credo che ci sia necessario inserire più donne oggi nella politica e nell'economia, che sia necessario oggi promuovere di più questo nuovo modello di sviluppo che passa attraverso un'altra visione del mondo, che è una visione femminile. Quando noi pensiamo alle dichiarazioni che ha reso Vandana Shiva, ci tornano in mente gli atteggiamenti di supponenza di figure come quella appunto del Serra, il quale, come dire, ritiene che quelle espressioni usate siano al massimo frutto di un buon senso femminile, quando invece queste espressioni sono in realtà una forza dirompente di un nuovo modello di sviluppo, di un nuovo modello di economia. Hanno maggiore valore scientifico di quelle che lui propugna e che propugna in generale la finanza per giustificare le malefatte che sono state riprodotte nel corso di questi 20 anni e che hanno portato a considerare possibile, quando invece è inverosimile, il fatto di, per esempio, scommettere sui beni materiali e sulle merci fino a 70 volte, fino a moltiplicatori impressionanti del valore stesso di queste merci, con ciò creando un mercato finto, drogato, e assolutamente non realistico. C'è un mondo drogato, no? C'è meccanismi che sono stati all'origine del problema. Quindi Vandana Shiva ha voluto riportare alla realtà, è esattamente il contrario di quanto è apparso. Non è la finanza la realtà, ma la realtà è esattamente il nostro tempo, cioè la realtà è esattamente il mondo su cui stiamo. Quello che riusciamo a produrre grazie alle materie prime che ci sono, grazie all'energia che viene prodotta, grazie appunto ai beni assoluti come l'acqua, come il vento per esempio, come la terra. Quindi tutto questo ha a che fare con un altro meccanismo, un altro ragionamento che non è assolutamente passato nella logica di un rappresentante della finanza come Serra. Dico di più, quando noi parliamo di occupazione, dobbiamo anche preoccuparci di capire come scegliere due diversi modelli di sviluppo indichi anche una capacità di offrire lavoro o una capacità di offrire che solo un interesse economico ridotto e ridimensionato in pochissime mani. Il caso esemplare oggi delle infrastrutture ne è un esempio. Se io studio, analizzo e poi decido di produrre una galleria nel Frejus, quegli 8 miliardi di euro che andrò a spendere per quella galleria che verrà sostanzialmente prodotta da un macchinario che condurrà appunto questo foro nella montagna, bene, io produrrò un lavoro per 300 persone ogni miliardo di euro investito in questa attività. Quando oggi sulle stesse infrastrutture, sulla mobilità, sulle smart city, cioè sull'SFMR, quindi sulla metropolitana di superficie, oppure sulla necessità di andare a rivisitare porti e ferrovie in funzione di un trasporto merci più efficiente, con lo stesso miliardo posso portare all'attenzione dei mercati e quindi del nostro modello, diciamo, di lavoro 16.000 posti di lavoro ogni miliardo. Il che vuol dire che i 300 posti di lavoro che mi fornisce la grande opera possono moltiplicarsi se invece che la grande opera decido di attuare manutenzione del territorio, decido di mettere in moto lavoro positivo, per esempio
di fornire servizi utili ai cittadini e alle imprese, più di andare a disinquinare un territorio inquinato. Questo è il diverso accesso ad un'economia necessaria, questo è un altro modello di sviluppo possibile, ecco. E su questo io credo che dobbiamo combattere la nostra battaglia di persone sensibili e attente affinché le scelte che si fanno siano scelte ragionate e funzionali alle esigenze del nostro mondo. Il paese dove stiamo? L'Italia. Sta vivendo la peggiore crisi mai conosciuta dal dopoguerra. Perché nel corso degli ultimi 20 anni in particolare o non sono state attivate o sono fallite le politiche industriali, economiche e finanziarie. Cioè all'interno di una crisi internazionale e finanziaria molto grave, quello che in Italia è avvenuto è che non c'è stata nessuna capacità di uscirne guardando a esperienze diverse, nutrendosi appunto di concetti fondamentali come quelli, per esempio, di riuscire a fornire intelligentemente sviluppo economico e occupazione, puntando tutto sulle qualità che questo paese più di altri ha, ma che non sono state valorizzate. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario. Noi abbiamo sprecato le risorse che non avevamo, non le abbiamo sapute neppure presentare al pubblico che è composto da tutto l'universo che ha voglia di nutrirsi di cultura, di musica, di arte, di paesaggio. E tutto quello che potevamo fare per riuscire a innestare un meccanismo positivo, come quello appunto che può fornire oggi quell'occupazione che manca e può fornire soprattutto una città di visione e di futuro per i giovani, è stato attivato. Ora, una cosa noi possiamo fare: continuare a pensare, come giustamente dice Einstein, che rifacendo gli stessi errori le questioni si risolvano. Cioè noi non possiamo assolutamente permetterci di continuare a sbagliare, di procedere come se nulla fosse, di procedere tra l'altro come se la finanza fosse un elemento che siamo in grado di garantire, di promuovere un universo più giusto e non possiamo neanche pensare di permetterci di fabbricare, di costruire nuove cose come se il pianeta fosse infinito. Quindi Vandana Shiva è stata nient'altro che un'espressione di ragionevolezza e di buonsenso, tutta femminile, molto focalizzata sui nuovi temi economici che devono risultare prevalenti e che dovrebbero ispirare la politica di oggi.